Ovviamente il campionato è completamente diverso, sono due squadre completamente differenti. Siamo dentro Lazio Chievo, è iniziata proprio in questo momento. Calcio d'angolo Chievo, lunghissimo, quasi uno schema, palla che resta lì, bisogna allontanare la sfera. Occhio ancora al Chievo con questa giocata. Chievo in vantaggio al 36esimo, sfruttato un calcio d'angolo. La rete del Chievo. Vanno a festeggiare la panchina Clivense. Chievo 1, Lazio 0. Potete esultare, è stato il numero 7 Tuzzo. Il 37esimo, rivediamo qui, ha sbagliato Cipriano il controllo. Tuzzo con l'esterno a scavalcare Alia. 1-0 Chievo. È poco reattiva la Lazio. Alla prima leggero, quindi Manconi. Esce bene il Chievo, palla al piede, pallone è dentro, è libero Nabil, attenzione, il piazzato di Nabil. 2-0 Chievo. Al 57esimo raddoppia il Chievo con Nabil. Trovato l'angolino alla sinistra di Alia e adesso diventa davvero dura per la Lazio. Tutto è partito da Colley, riceve complimenti dai suoi compagni. È stato troppo solo Nabil, dà un'occhiata al centro, piazzato, trovato l'angolino che ha battuto Alia. Chievo 2, Lazio 0. Alfersini, quella della Lazio, sbaglia qui Petricca, ripartenza del Chievo, Nabil. La Lazio adesso è un po' sbilanciata, deve ripiegare anche Falbo. Demirovic, apertura a sinistra, attenzione a questa giocata, arriva il terzo gol del Chievo con Perseu. Gol di Perseu e il Chievo sbanca il Fersini all'84esimo, anzi all'85esimo, il terzo gol. Pallone perso in uscita dalla Lazio, ripartenza Chievo, è un gioco da ragazzi per Perseu, trovare il 3-0 è notte fonda per la Lazio. Festeggia il Chievo, mostra Versailles. Un'occhiata al cronometro, finisce qui, fa festa il Chievo per la Lazio, altro giro, altro KO, il quinto.